Don Michel, siamo qui nella chiesa dedicata a Sant'Antonio di Padova e qui siamo proprio là dove avete collocato la reliquia di Sant'Antonio. Che cosa rappresenta questo reliquiario? Chi lo ha realizzato? Questo reliquiario è il frutto di un progetto che è nato non per caso, ma sicuramente per desiderio di una comunità di festeggiare, di celebrare, di vivere con il santo che è significativo per la comunità di Tonara. Infatti, questo è un reliquiario che è stato costruito da un artista locale proprio per celebrare la devozione e l'amore per il santo di Padova, che qui è stato in pellegrinaggio qualche mese fa, nei giorni 12, 13 e 14 giugno, con le sue spoglie mortali. E quindi la comunità di Tonara si è trovata e ha cercato di, ecco, fare in modo di trasformare questo momento in un momento storico, ma anche significativo per la comunità con questa nicchia. E qui siamo nel presbiterio dove c'è tutto il ciclo che racconta vita, opera e miracoli di Sant'Antonio di Padova. Anche questa rientra nel percorso che stiamo facendo in onore di Padre Todde, Michele Todde. Giusto tra le nazioni.